Il mondo è dominato da grandi tensioni e anche dal peso di grandi potenze. Soltanto un'Europa unita può effettivamente difendere i propri interessi e anche contribuire alla pace mondiale. Vogliamo un'Europa unita, vogliamo un'Europa rinnovata e questo è innanzitutto l'obiettivo per il quale chiediamo il voto degli italiani. Poi certo, naturalmente è importante che in Italia si manifesti una opposizione più forte e una possibile alternativa ad un governo che effettivamente è un disastro, al di là di ogni previsione negativa, diciamo, un governo completamente paralizzato dai litigi, incapace di rispettare i suoi impegni, incapace di promuovere lo sviluppo del paese, quindi in questa situazione è importante che ci sia un'opposizione più forte. Non fosse altro perché questo magari li spinge a governare meglio. Io sì, sono profondamente convinto che il centrosinistra ritroverà la sua forza se tornerà ad essere capace di rappresentare i cittadini più deboli, il mondo del lavoro, il mezzogiorno. Il ruolo della sinistra è combattere l'ingiustizia, è combattere la diseguaglianza e dare speranza alle persone, soprattutto alle persone che hanno di meno. Questi anni la sinistra ha un po' lasciato da parte questo suo ruolo e il risultato è stato il voto populista del 4 di marzo. Poi le persone hanno cercato altrove protezione e difesa. Quindi bisogna recuperare questa capacità di rappresentare le persone più deboli, quelle che vivono del proprio lavoro, perché questo è il compito della sinistra.